Oh! Basta, fermiamoci! Sì, non ne vale la pena. Torniamo indietro. Siamo riusciti a seminarli. Comincio a stancarmi, Danny. Ehi, si sono arrabbiati quando ho battuto quello grosso a braccio di ferro. Quella maledetta linguaccia non fa che procurarti guai. Però ne sono sempre uscito vivo. I cavalli sono molto stanchi. Troviamo un posto dove accamparci. Ecco le sue uova, le ho appena raccolte. Grazie, signora Evans. Ciao, Elle. Sceriffo Holden, come mai da queste parti? Sono passato a vedere come state te e Cassie. Stiamo bene. Vuole un po' d'acqua fresca? Ah, ti ringrazio. Vado di fretta. Lo steccato va riparato. Non ci serve aiuto. Sappiamo benissimo cavarcela da sole. Come vuoi. Ma lei è sempre il benvenuto. Il mio gomito non mi dà tregua. C'è un temporale in arrivo. Davvero? A me sembra una splendida giornata. Ah, il mio gomito non sbaglia mai. Dammi retta, Ellen. Chiudete bene le finestre. Via! Via! Per cena cosa si mangia? Qui c'è parecchia selvaggina. Coraggio, datti da fare. La California è piena d'oro. Quando sarò ricco, porterò il mio oro in Oregon e comprerò un ranch grande come il Delaware. Eh? Mi troverò una moglie e metterò su famiglia. Tu invece? Voglio imbarcarmi su una nave a San Francisco e arrivare in Cina. In Cina? Che cosa c'è in Cina? Voglio andare a vedere la Grande Muraglia. E poi deciderò. Allora, vuoi andare a caccia, sì o no? Lo sai, sembri mia madre. Ti servirà un riparo. Oh, mi stai sempre dietro, come una chioccia. Qualcuno deve pur farlo. Tu fa come vuoi. Io dormirò sotto le stelle. E quando sarò ricco, avrò un maggiordomo che mi servirà la cena. Arrabbiarti. Avevo finito nell'orto, così. Sono andata a mettere dei fiori sulla tomba di mamma e papà e... Lo so, ti sembrerà sciocco, ma... Sono stata un po' a parlare con loro e il tempo è volato via. Non è affatto sciocco. Anch'io gli parlo spesso. Sul serio? Certo che sì. C'è un temporale in arrivo. Dammi una mano a ritirare il bucato e sbrighiamoci a chiudere gli animali. Piove. Tira vento. Molto vento. C'è una specie di tempesta. Questo lo so. Volevo sapere se il granaio resiste. Sì, è ancora in piedi. Ma come fai a startene lì calma e tranquilla a cucire mentre fuori c'è il fine mondo? Ho promesso alla signora Banks che le avrei finito la gonna per domani. Smetterà di piovere. Vai ad asciugare i piatti. Ti aiuterà a non pensarci. Cassie, non abbiamo molti piatti. Mi dispiace, farò più attenzione. Il tuono mi ha spaventata. L'orto è un vero disastro, ma forse possiamo recuperare pomodori e zucche. Ci vorrà un po' per rimetterlo a posto.
Meno male che abbiamo chiuso gli animali nel granaio. Già, sono scappate solo le galline. Cosa facciamo? Per prima cosa raduniamo le galline e poi andremo in città, così la signora Banks mi pagherà la gonna che le ho cucito. Bisognerà riparare anche il granaio. Una cosa alla volta. Prima dobbiamo comprare dei pali nuovi per lo steccato. Io non potrei restare qui a sistemare l'orto. Cassie, tu vieni con me. Ellen, tu sei mia sorella, non sei mia madre. Quindi? Non è giusto che la sorella maggiore dia continuamente ordine alla sorella minore? Ok, d'accordo, Cassie. Ti andrebbe di accompagnarmi in città stamattina? Con molto piacere. E possiamo passare da Millie? Quando avremo finito di fare tutte le commissioni. Cassie Barlow, stai diventando una ragazza davvero impertinente. Del resto sono tua sorella. Raduno le galline. Ora possiamo andare da Millie? Beh, sì, te lo sei meritato. Andiamo a mangiarci una fetta di torta. Ellen, Cassie, è raro vedersi due giorni di seguito. Beh, sceriffo, a quanto pare il suo gomito aveva ragione. Il mio gomito non sbaglia mai quando sta per arrivare una tempesta. Com'è andata? Il vento ha fatto parecchi danni. Vabbè, quindi immagino che avrete bisogno di una mano. Sì, ci servirebbe proprio un aiuto. Possiamo pagare bene. Ne avrete bisogno per un bel po' di tempo. Suppongo di sì. Il problema è che a molti uomini è venuta la febbre dell'oro e sono partiti per la California, ma tu, Ellen, lo sai bene. Scusa. Non volevo riaprire la ferita di Jake. Ormai è una ferita rimarginata. Va bene, da oggi terrò occhi e orecchi aperti. Grazie, sceriffo. Figurati. Ottima cucina casalinga. Io la proverei. Signore, salve. Mi raccomando, comportati bene. Signore, gradite qualcos'altro? Grazie, Millie. Grazie. Dov'è Rose? È andata a comprare la farina, dovrebbe tornare a momenti. Millie, vorrei raccontarti le ultime novità. Ti siedi con noi? Beh, tra un po' devo aspettare che torni Rose. Signore, ci sono davvero belle donne qui a Trinity. Volete qualcosa da mangiare? Un pasto caldo, un buon pasto caldo. Siamo in viaggio da parecchio tempo, siamo affamati. Cassie, non fissarli, non è buona educazione. Beh, il piatto del giorno è pasticcio di pollo. Io lo prendo. Sì, anch'io, ma due porzioni. Bene, tre piatti del giorno, qualcosa da bere? Solo un po' d'acqua, grazie. D'accordo. Beh, sembra proprio una città tranquilla. Sai che noia viverci. Ma a molta gente piace vivere così. Sì, ma non a me. Io preferisco le grandi città. Salve. Bella giornata, eh? Scusate se vi disturbo. Il mio nome è Daniel Whittaker. Voi come vi chiamate? Non mi hanno neanche risposto. Io cerco di essere gentile, ma loro sono maleducate. Mangiamo e andiamocene via. Sto cercando di essere gentile con voi e in cambio non ho ricevuto neanche un salve. Salve? Come, scusa? Hai detto che volevi un salve.
L'hai avuto? Io lo volevo dalle signore. Forse non vogliono fare conversazione con te. Perché non vi fate gli affari vostri? No, ehi, signore, non c'è bisogno che vi alziate. Daniel, non siamo in cerca di guai. Beh, noi no, ma a quanto pare questi due sì. Non è vero, ti sbagli, amico. Ma se proprio insisti, possiamo vederci fuori. Mettiamola così. Se te ne vai adesso, nessuno si farà male. John, Samuel, si può sapere che succede? Allora, preferisci alzare i tacchi o vederci fuori? Smettetela! Basta! Avete capito? Ho detto basta! Smettetela! Che sferra un pugno assaggerà le mie pallottole. Vi avverto che ho un'ottima mira, difficilmente manco il bersaglio. Alzate le mani e a terra. Sceriffo, sono stato. Ho detto a terra. Mi sbatta dentro, sceriffo. Scusate. Millie, allora. Che diavolo è successo? Beh, io ero in cucina. Ellen mi ha chiamata e quando sono uscita la rissa era già cominciata. Andiamo a chiarire la questione. In cella, signori. I nostri cavalli sono legati per strada. Non vi preoccupate, dopo li farò sistemare nella stalla. Ma vi costerà tenerli a pensione. Accomodatevi. Non credo che sia giusto. Quei due sono colpevoli quanto noi. I testimoni dicono che è stato il tuo amico a cominciare. Sono stato provocato. Non è una giustificazione. E tu cosa hai da dire in tua difesa? È da ieri che non mangiamo. Ma abbiamo fame. Vi farò preparare qualcosa da Millie. Anche se immagino che sarà arrabbiata. La ringrazio, sceriffo. È da ieri che non mangiamo. È tutto quello che avevi da dire. Insomma, ci hanno arrestati. È stata colpa tua, di nuovo. E lo sai. La prossima tempesta la batterà. Per questo dobbiamo piantare subito dei nuovi pali. Ma non siamo capaci di piantare pali. Impareremo. Prendi il martello, fissiamo le assi, così possiamo chiudere i cavalli. Perché Dio ci ha mandato una tempesta così terribile? Papà diceva che a volte al buon Dio diamo la colpa di cose che non ha fatto. La natura spesso è incontrollabile. Nessuno la può fermare. Ma perché è tutto così difficile? È per questo che dobbiamo avere fede. Stamattina mi sono proprio divertita. Le risse non sono un gioco. Per te cosa sono? Uno spettacolo molto violento e poco educativo. Dai, tiriamola su. Ciao, Rose. Salve, sceriffo. La mamma ha cucinato per i prigionieri. Vieni pure, non sono pericolosi. Ciao, signorina. Chi sei? Sono Rose, Millie e mia madre. Oh. Ha proprio un buon profumo, Rose. La mamma è arrabbiata con voi per avergli distrutto il locale, ma ha deciso di prepararvi comunque la cena. È questo che deve fare un buon cristiano? Grazie, le siamo molto grati. Grazie, Rose.
Almeno si mangia. Pasticcio di pollo. Se vi serve dell'acqua, chiedetela pure al mio vice. Quando avete finito, fate scivolare i piatti sotto le sbarre. Ci vediamo domani. E sceriffo, che ne sarà di noi? Dipende. Da che cosa? Dichiaratevi colpevoli e pagherete solo i danni e una multa. Quanti sono i danni? Ancora non lo so. Avete mandato in frantumi una finestra. Non ho idea di quanto costi un vetro nuovo, più la riparazione di un tavolo e di due sedie. Ci dichiariamo non colpevoli. Allora, quando arriverà il giudice, verrete processati. E quando arriverà il giudice? Beh, quello di competenza copre diverse contee. Dovrebbe tornare circa tra un mese. Oh, io non ci resto un mese in questa cella. Allora dichiarati colpevole. Questa non è giustizia. Non so cosa sia, ma di certo non è giustizia. Ci dichiariamo colpevoli. No, non lo siamo. Beh, credo sia meglio che ne parliate un po' tra voi. Buonanotte. Non è giusto, Clark. Non ci dichiareremo colpevoli. Hai scatenato tu, Larissa. Ehi, abbiamo $3 in due. Non ci basteranno nemmeno per riparare la finestra. Beh, possiamo sempre lavorare. No, amico, non ci penso proprio di mettermi a lavorare. Ho cose molto più importanti da fare. Ti sei reso conto che siamo chiusi in una cella? Non c'è prigione al mondo dalla quale non si possa evadere. Non siamo mai finiti dentro. Cosa ne puoi sapere? Non hai immaginazione, Clark. Non l'hai mai avuta. E temo che non l'avrai mai. Pensa a finire la cena. Farai ammazzare. Sei ancora in tempo, vieni con me. Credi veramente di riuscire a farla franca? Daniel, usa la testa una volta tanto. Saldiamo il nostro debito. Non ho fatto tanta strada per farmi sbattere in prigione. Se non scappiamo, non arriveremo mai in California. Comportati da uomo. Buona fortuna. Vieni a cercarmi nell'Ovest. Se mai ci arriverai. Ho raccolto le uova. Le galline non ne hanno fatte tante. La tempesta le ha spaventate. Si calmeranno. Vuoi che ti aiuti nell'orto? Sì, magari.
Sai, se facessimo un orto più grande potremmo coltivare più ortaggi da vendere. Potremmo farlo solo dopo che avremo sistemato le tegole del tetto e riparato la porta del granaio. Già, è finito di piantare i nuovi pali. Non andavamo così d'accordo quando papà era vivo. No. Secondo te perché? Suppongo per la differenza d'età. E io allora ero tutta presa dai futili interessi di una giovane donna. Ti riferisci a Jake? Sì, esatto. Ti manca molto? Cerco di non pensarci. Sono già passati 2 anni e non hai più avuto sue notizie. Credi sia morto? Non ne ho idea. Beh, se non fosse morto, ti avrebbe scritto, mandato sue notizie dai giacimenti d'oro. Ci siamo lasciati male quando lui è partito. E se ci si lascia male con la persona che si ama, la perdita è ancora più dolorosa. Ma il vostro era vero amore? Bisogna passare molti anni insieme per capirlo. Il vero amore è fatto di esperienze, non di parole al vento. Credi che io troverò il vero amore? Sì, sicuramente. Ma prima devi finire di aiutarmi a sistemare l'orto. Allora si può sapere com'è andata? Quando sono tornato a controllare, la cella era aperta. Uno era scappato e l'altro era ancora lì. Lì seduto? Sì, con la cella aperta. Io dico che ti sei addormentato e il prigioniero ha aperto la cella usando questa. Dovrei rinchiudere te al suo posto. Ora sparisci, faremo i conti più tardi. Signor Davis, a quanto pare sei rimasto da solo. Così sembra. Il signor Whittaker è andato fino alla stalla, è entrato, ha preso il suo cavallo e ha lasciato la città. Immagino di sì. Non hai niente da dire riguardo alla sua fuga? Beh, io sono qui. Lo vedo. Stavo dormendo. Già, proprio come il mio vice. Mi sono svegliato. Daniel stava scappando. Ho cercato di dissuaderlo. Immagino che lo inseguirà. Sarebbe tempo perso. Infrangerà di nuovo la legge da qualche altra parte se non lo uccideranno prima. Metterò solo in guardia gli altri sceriffi. Siamo amici fin da bambini. Ci andrei cauto con la parola amico. Mi dichiaro colpevole. E ora? Per la rissa provocata sono $10. Le riparazioni da 1000 ammontano più o meno a 30. Ho $1.50. Basterà per vitto alloggio del tuo cavallo per 3 settimane. Ti porto la colazione dal momento che resti qui. Sceriffo, aspetti. Che altro c'è? Non c'è un modo per pagare il debito. Millie, ti posso parlare un momento? Mi serve un consiglio riguardo a questo giovanotto. Bene, sentiamo. Siediti. Allora, di cosa si tratta? Dove è finito l'altro? È scappato durante la notte mentre il mio vice dormiva. Quando sono arrivato stava seduto sulla sua veranda, con la cella spalancata. Per quale motivo lui non è scappato? Perché penso che sia un giovane responsabile che vuole pagare il suo debito con te e la nostra città. È proprio di questo che ti volevo parlare. Bene, ti ascolto. Non manca molto ormai. Le dispiace dirmi dove stiamo andando? No. Non le dispiace o non vuole dirmelo? Proprietà Barlow. Ellen Barlow abita lì con sua sorella Cassie. Stanno cercando manodopera. Non possono pagare molto, ma così salderai il tuo debito.
Due donne che vivono sole. Il padre è morto un anno fa, la madre partorendo Cassie. Si fida a lasciarmi libero? Mi prometti che non scapperai? Alla mia parola. Beh, la tua parola mi basta. Ma se scappi ti ritroverò. E potrei anche ucciderti. Camperai lassù. È vicino a dove lavorerai, ma non troppo vicino alle signore. Ellen! Cassie! Ellen, è lo sceriffo Holden. Salve, sceriffo. Buongiorno, sceriffo. Ellen? Hai visto? Il tipo con lo sceriffo è quello della rissa da Millie. Sì, è proprio lui. Sceriffo, che cosa possiamo fare per lei? Che posso fare io per voi? Ellen e Cassie Barlow, vi presento Clark Davis, la soluzione ai vostri tanti problemi. Sceriffo Holden, perché non smonta da cavallo così possiamo parlare? Va bene, Ellen. Cassie, attenta che non scappi. Lei e gli altri avete fatto a pezzi il locale di Millie. Sì, è vero. Mi dispiace molto. È stata una bella rissa, la più bella che abbia mai visto. Anzi, l'unica che abbia mai visto. È piaciuta anche alla figlia di Millie. Cassie, pensa al cavallo. Smettila di parlare. Perché ha portato qui quel criminale? Non è un criminale. E allora che cos'è? Un ragazzo in gamba che lavorando pagherà il suo debito con Millie e la legge. Ha scatenato una rissa, non mi fido di lui. Non l'ha scatenata lui e tu ne sei testimone. Sceriffo, non è questo il punto. No, però è importante. Inoltre sono un buon conoscitore del genere umano e quel ragazzo ha un ottimo carattere. Come fa a saperlo? L'ho appena conosciuto. Il suo amico è evaso, lui è rimasto ad affrontare la situazione. Questo dice molto su come è fatto. Beh, trovi qualcun altro. Ellen Barlow, sei testarda almeno quanto tuo padre. E poi non ho nessun altro. Hai bisogno di quel ragazzo. D'accordo. Però lo prendo in prova, una settimana per volta. Sottratto quello che ha già pagato, deve $38.50. Un mese dovrebbe saldare il debito. Gli ho detto di accamparsi sulla collina. Grazie, Cassie. Di niente, sceriffo. Se ne va? Sì, Clark. Sta tranquillo, verrò a dare un'occhiata di tanto in tanto. Buona giornata. Sta lontana dai guai. Anche lei, sceriffo. Ah, bello. Cassie? È un vero piacere conoscervi e grazie per l'opportunità che mi offrite. Senta, signor, come si chiama? Davis, Clark Davis. Signor Davis, non mi sento affatto a mio agio con gente come lei intorno, ma abbiamo bisogno di braccia e lei è l'unico disponibile. Gente come me? Eravate diretti ai giacimenti d'oro, no? Non le piace l'idea. Chi cerca l'oro è solo un sognatore a caccia di arcobaleni e facili guadagni. Ma non sono così facili. Se vuole lavorare qui, deve darsi da fare. Metà giornata è andata, se devo pagarle una giornata intera dovrà darci sotto. Per quanto mi riguarda sono pronto. Da dove comincio? Ci sono molte cose da sistemare. Cominci aggiustando la porta del granaio. Ok. Non è scontrosa, conoscendola meglio. Probabilmente non ne avrò il tempo. Il martello e i chiodi sono nel granaio, la scala è sul retro. Andiamo, l'accompagno, signor Davis. Chiamami Clark, mi fai sentire vecchio. Stai attento a non cadere. Ci proverò, grazie del consiglio. Sai quello che stai facendo? Lo scopriremo presto. Cassie, puoi venire per favore? Vado a vedere cosa vuole. Hai bisogno di me? Ti ho chiamata, no? Gli sto dando una mano. Coraggio, vieni dentro. Ah.
Devi dirmi qualcosa per caso? Credo sia opportuno mantenere le distanze finché non lo conosciamo meglio. Come lo conosceremo meglio mantenendo le distanze? Non sappiamo niente di lui, a parte il fatto che ha scatenato una rissa ed è finito in cella. Quindi per favore non dargli troppa confidenza. Ha bisogno di una mano, lo vado ad aiutare. Cassandra May, hai sentito quello che ho appena detto? Sì, ogni singola parola, Ellen Louise. Lo spero. Sai, a volte devo ricordare ad Ellen che è mia sorella e non mia madre. Si preoccupa per te. So badare a me stessa. Oh sì, ne sono sicuro. Quindi vai in California. Deve essere davvero eccitante. Tua sorella non la pensa così. È a causa di Jake. Jake? Jake Weller. Era il suo fidanzato. È partito per la California in cerca d'oro poco più di 2 anni fa. Voleva che Ellen lo seguisse, ma lei si è rifiutata. Che ne è stato di lui? Non lo so, non ne abbiamo notizie. Beh, per questo odia i cercatori d'oro. Sì, non può vederli. E non è ancora riuscita a perdonarlo. La capisco. Ti dispiace far scivolare quell'asse sotto la porta? Grazie. Sei di grande aiuto. Davvero? Sì, davvero. Credo di sì. È rimasta in piedi. Per ora. Funziona. Beh, non esce dai cardini. È già qualcosa. Dobbiamo portare i rammendi in città e consegnarli. Mettili sul carro e va a prepararti. Posso restare qui? Pensavo di andare a pranzo da Millie. Puoi vedere Rosa. Va bene. Io attacco i cavalli. Beh, l'ha aggiustata. Sembrerebbe. Le do una mano con i cavalli? No, non è necessario. Me la cavo da sola. Che devo fare ora? Il recinto. Uno dei pali è marcito, altri 3 vanno riparati. Ho comprato dei pali nuovi. Sono dietro al granaio insieme agli attrezzi. Mi metto al lavoro. Rose ed io. D'accordo. Rose ed io andiamo in merceria, sorellina. Ricordati per favore di vedere se sono arrivate quelle stoffe. Torni in tempo per servire il pranzo? Sì, mamma. Bene. Devo ammettere che la rissa è stata piuttosto eccitante. No, non più di tanto. Ho saputo che hai assunto un uomo che ti dà una mano. Solo in prova, una settimana per volta. Non so se posso fidarmi di un tipo che scatena una rissa. Oh, lo sceriffo l'ho portato qui. Mi è sembrato piuttosto affidabile. Lo vedremo. E ha anche un aspetto molto piacevole. Millie, per favore. Io non l'ho notato. Oh, certo che non l'hai notato. Fate in modo che mia sorella abbia una vita felice e serena. E che nessuno le tarpi le ali. Compresa me. Buonanotte, mamma. Notte, papà.
Buongiorno, signorina. Buongiorno. Quando ha finito con quel palo, signor... signor Davis, si ricordi di sistemare gli altri tre? Non si preoccupi. Signorina Barlow? Sì? Non era mia intenzione fermarmi qui. Se avessi potuto, avrei pagato il mio debito. Ma ho dato allo sceriffo la mia parola d'onore. E con questo? Mi comporterò in modo civile. Vorrei che lei facesse altrettanto. Io sto già comportandomi in modo civile, signor Davis. È un gran lavoratore, vero? Sì, lavora sodo. Ma solo perché ha un buon motivo. Una volta pagato il debito potrà partire. Non è come gli altri cercatori d'oro. Sono tutti uguali. Cercano solo fortuna e avventure. Canticchia mentre lavora. Papà canticchiava sempre mentre lavorava. Non ti ricorda un po', papà? No. Era solo una domanda. Il tuo pranzo. Ellen è la seconda miglior cuoca della contea dopo Millie. Tu conosci bene il locale di Millie? Sì, purtroppo. Grazie, Cassie. Sei sempre molto gentile. Se hai sete, c'è un barattolo appeso al pozzo. È ben piantato. Stai facendo un lavoro magnifico. No, si può sempre migliorare. Che c'è? Mio padre lo diceva sempre a me, Ellen. Non l'ho sentito dire da nessun altro prima di te. Già, ho saputo che non c'è più. Mi dispiace molto. Oh, non preoccuparti. Tu me lo ricordi. Cassie, quando hai finito, vieni qui. Non riesce proprio a stare senza di me. Le serve una mano. Cassie, vieni, per favore. Devo andare. Va dentro e provati questo. È ora di rifargli l'orlo. Perché? Perché sei cresciuta e il vestito ti sta corto. Voglio che tu sia sempre in ordine. E poi si sta avvicinando il ballo. Me ne ero dimenticata. Cassie ha ragione. Lei è un'ottima cuoca. Grazie. Eccomi qua. Canticchia sempre. Sì, lo hai già detto. Non è vietato dalla legge. Lo sai, presto potrebbe arrivare un'altra tempesta. Una persona accampata sulla collina sarebbe in pericolo. È un modo per dirmi che dovremmo permettere al signor Davis di ripararsi da noi? Oh, saresti d'accordo? Ho notato che ti preoccupi molto per la sua incolumità. È un no? Già, coraggio, girati. Ho quasi finito. Almeno ci penserai. Vuoi stare ferma? Stai rivelando un buon lavoratore. Non l'ho sentita arrivare. Mio padre era mezzo Osage. Riusciva ad acchiappare un coniglio senza farsi sentire. È di passaggio? No. Sono venuto a dare un'occhiata, come ti avevo detto. Te la passi bene? Sì, signore. Ellen forse è un po' troppo esigente, ma è una brava persona. Che sia molto esigente è sicuro. Brava ancora non lo so. Sì, invece... lei ha il duro compito di mandare avanti questo posto e badare a Cassie. Sì, signore.
Sono ancora qui, può stare tranquillo. Sapevo di potermi fidare. Ma io non sto mai tranquillo, quindi tornerò. L'aspetto. Stamattina ho avuto notizie del tuo amico Daniel Whittaker. È stato arrestato per rapina a un paio di contee a ovest da qui. Lo impiccheranno? Può darsi. Strana la vita, eh? Ora saresti nei guai se fossi rimasto con lui. Invece sei qui. Eh già. Fai la migliore torta di mele di questa riva del Mississippi. Che cos'ha che non va alla mia? Niente, solo che viene dopo quella di Millie. Tu sei troppo gentile. Come va con il nuovo aiutante? Spesso gli do una mano e mi tratta come se fossi un'adulta. A differenza di qualcun altro che conosco. Devo ammettere che è un bravo lavoratore. Ellen è decisamente scontrosa con lui. Lavora per noi, non dobbiamo diventare amici. Sì, ma il problema è che tu sei scontrosa quasi con tutti. Beh, alcune persone se lo meritano. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Hai quasi finito con il recinto? Mancano solo un paio di assi. Sto andando a cogliere fiori nel campo. Un giorno ne coglieresti per me? Certo, quando vuoi. Ellen, come sta? Bene. Ha fatto un buon lavoro. Grazie. Il merito è tutto di mio padre. Mi ha insegnato lui. Quindi lei conosce un mestiere? Tuttavia vuole sprecare il suo tempo ad inseguire i futili sogni. Ha già capito tutto di me, giusto, signorina? Beh, non capisco come un uomo possa lasciare la sua famiglia, la sua fattoria e attraversare il paese alla ricerca di qualche pietra, non importa di quale valore. Credo che alcuni siano solo alla ricerca di una vita migliore, altri di una scorciatoia. Io cerco l'avventura. Quindi, cosa farà dopo questo lavoro? Continuerò verso ovest. Mi voglio imbarcare a San Francisco e arrivare in Cina. In Cina? Nuove avventure, nuovi posti, nuove persone. A quanto pare non ha in programma di stabilirsi per il momento. Un giorno mi vorrei fermare. Avere una famiglia. Le galline fanno più uova da quando sei qui. Forse gli piaci. Davvero? Allora sono il gallo del pollaio. Sai, sabato c'è un ballo in città. Io non so ballare. Beh, ci sono cose buone da mangiare, un sacco di gente e la musica. E voi due ci andate? Naturalmente. Perché non vieni con noi? Devi chiederlo a Ellen. Chiedermi che cosa? Allora? Sto aspettando. Può venire al ballo con noi? Beh, se vuole per me va bene. Non fa niente, e poi non ho niente di elegante da mettermi. Gli possiamo trovare noi qualcosa? Sono presentabile? Più che presentabile, sta meglio a lei che a mio padre. Lei è bellissima. Non mettevo questo vestito da 2 anni. Da quando Jake è partito. Sì, Cassie me ne ha parlato. Non riesce a tenere la bocca chiusa neanche sotto tortura. È davvero incantevole. L'ho ritirato fuori per l'occasione. Ellen? Ti sei vestita a festa? Oggi, ragazzi, non voglio guai. Non siamo affatto in cerca di guai, sceriffo. Dico bene, Johnny? Stavamo solo notando il cambiamento. Cosa avete in mente, ragazzi? Vogliamo solo stringergli la mano.
e dirgli che ci sentiamo in parte responsabili dei suoi problemi. Dite sul serio? Sì, certo. Quello che è stato, è stato. Divertitevi. Ormai è acqua passata. Clark? Vieni, balliamo. John, saresti così gentile da prendermi un punch? Con piacere. Ellen? Grazie, io sto bene così. Vedremo il signor Davis anche alla funzione domani mattina? Gliel'ho accennato mentre venivamo qui. Non mi sembra un tipo molto spirituale. Oh, mi dispiace. È un vero peccato. Lo trovi molto attraente. Lo sai benissimo. Io invece al massimo lo trovo passabile. D'accordo, diciamo pure un po' più che passabile. È un gran lavoratore, quasi instancabile. Sembra essere molto tranquillo. È di animo buono. Deve solo sentirsi al sicuro. Credo che se ne andrà presto. Grazie per il ballo, gentile signore. Grazie a lei, Sei un bravo ballerino, Clark. Balla con lui, Ellen. Cassie, di solito sono i ragazzi ad invitare le ragazze. Beh, invitala. Posso avere l'onore? Va bene. Vado a cercare Rose. Sarebbero una bellissima coppia. Sì, hai ragione. Però, Millie, non giocare a fare Cupido. Ho paura che lui se ne andrà presto. Non ci giurerei. Cassie ha una talismania di diventare grande. Beh, anch'io volevo crescere. Sul serio? Sì, credo. E ora sono cresciuto. Tante cose che pensavo fossero le più importanti al mondo si sono rivelate non esserlo. Credo di doverle delle scuse. E perché mai? Beh, quando è arrivato alla fattoria avevo dei pregiudizi. Ma non è la persona che avevo immaginato. Io veramente... Mi faccia finire. Ora sento di cominciare a conoscerla. Com'è davvero e non come credevo che fosse. E mi piace. Anche lei mi piace. Buongiorno. Ha attaccato i cavalli. State andando in chiesa, vero? Beh, non abbiamo una chiesa vera e propria. La messa è celebrata all'aperto in uno spazio comune. Capisco. L'altro giorno l'ho invitata al ballo e lo farò di nuovo. Vieni con noi? Grazie per l'invito, ma credo che resterò qui a lavorare. Oh, a tutti giova un pizzico di fede. Non so nemmeno che cosa significhi avere fede. Significa semplicemente credere in qualcosa più grande di noi. Nel buon Dio. Se me lo permette, impiegherò il tempo a fare qualcosa di più costruttivo. Onorare il Signore è costruttivo, signor Davis. Molto più che lavorare. Su questo, a dire il vero, non sono molto d'accordo. Ma la ringrazio per avermi invitato. Si figuri. Cassie! Ciao, Clark! Cassie, sbrigati, dobbiamo andare. Non voglio fare tardi. La aiuto. Oh,
Organizziamo sempre un rinfresco dopo la funzione. Per il pranzo dovrà arrangiarsi. Mi arrangerò. Signor Davis. Signorina. È passata una settimana. La sua paga. Millie non era alla funzione? Sì, certo. Poteva darli a lei? Non credo che sia compito mio. Meglio che glieli dia lei. Ok, grazie. L'orto ha un aspetto magnifico. Sì, i pomodori sono pronti da cogliere. Anche le melanzane sono mature. Porteremo tutto in città domani. Vendo buona parte degli ortaggi al mercato. Potrà andare da Millie. D'accordo. Per oggi ho finito. Ora raccolgo le mie cose e me ne torno al campo. Stiamo per sederci per la cena domenicale. È un invito? Diciamo che è la cosa giusta da fare la domenica. E quindi sono obbligato ad accettare. Signorina Barlow, dal momento che stiamo per metterci a tavola insieme, magari potremmo iniziare a darci del tu. D'accordo. Allora sarà meglio che ti lavi prima di entrare. Agli ordini, Ellen. Hai raccolto tu questi fiori? Certo, sono per te. Non ti dispiace se domani li porto in città, vero? No, facci quello che vuoi. Coltivare i fiori è così rilassante e piacevole. Basta piantare i semi, innaffiarli, un po' di sole e magicamente dalla terra spunta la vita. Come sei diventata poetica? Capisco cosa intendi, Cassie. Pensavamo di ingrandire l'orto, coltivare altre verdure. Potrei aiutarvi io, col permesso del capo. Sarebbe gentile da parte tua. E potremmo anche piantargli dei fiori intorno. Sarebbe bellissimo. Cassie, ringrazia il signore. D'accordo. Tanto toccava a me. Signor Davis, scusami, Clark, tu hai qualcosa in contrario? Assolutamente no. Signore, ti ringraziamo per il cibo che anche oggi ci hai dato e per il nostro nuovo amico Clark. Ti preghiamo di vegliare su di lui. Anche se non crede molto in te, è comunque un uomo onesto e gentile. E poi continua a vegliare su mamma e papà. La tua amica Cassie Barlow. Amen. Visto? Non è così difficile. Vi ringrazio per l'ospitalità. Ho gradito il cibo e la compagnia, specie quest'ultima. È stato un piacere. Possiamo farlo di nuovo? Oggi era un giorno speciale. Magari la prossima domenica. Può darsi. Mia sorella pensava che staresti più comodo a dormire nel granaio. C'è una branda e un cuscino. Avresti un tetto sulla testa. Sei sicura? Te l'ha appena offerto. Sì che è sicura. Beh, ora è meglio che vada. Devo raccogliere i pomodori per portarli al mercato. Ti do una mano. Dopo le faccende domestiche. Dopo le faccende domestiche. Grazie per l'invito. Grazie a te. Canticchia sempre. Sì, so a cosa stai pensando. Dobbiamo lavare i piatti. Mi dai una mano o devo fare tutto io? Dai, forza. Scendi. Scendi. Beh,
Sempre meglio che dormire fuori. Sono un po' appassiti. Spero che le piacciono comunque. Le donne adorano i fiori, anche appassiti. Quello che conta è il pensiero. Ci rivediamo qui? Noi andiamo in merceria e a fare qualche altra compera. Un'ora ti basta? Basta e avanza. A più tardi. Per chi credi siano quei fiori? Non lo so. Di sicuro per una ragazza. Ha detto lei. Ellen, la tua è solo una curiosità o sei anche un po' gelosa? Io gelosa? Ma che stai dicendo? Sono solo curiosa. Facciamo un salto in merceria a comprare delle stoffe. Poi passeremo da Millie. Grazie, sei molto gentile. Grazie. Mamma, puoi venire un secondo? Guarda chi c'è. Il ragazzo della rissa. Continuate pure a mangiare. Puoi controllare tu il forno. Questi sono per lei. Mi dispiace, sono un po' appassiti. Hanno solamente bisogno d'acqua. Non le ho fatto le mie scuse personalmente. Gliele faccio ora. Se ne senti la necessità, le accetto molto volentieri. Sono dei bellissimi fiori. Cassie li ha raccolti nei campi. Tu e Cassie andate d'accordo, eh? Sì, signora, moltissimo. Ti vuoi sedere un attimo e mangiare una fitta di torta? Oh, mi piacerebbe, ma Cassie e Ellen mi staranno aspettando. Sono andati a fare compere. Beh, allora ci vorrà un bel po' di tempo. Siediti. Rose, puoi portare una fitta di torta? Sì, mamma. È la mia prima paga. Sei un giovane di parola e responsabile. Mi ha insegnato mio padre a essere un uomo di parola e responsabile. Un tempo non avrei accettato i tuoi soldi, ma ne ho persi troppi in questo modo. Adesso leggo la Bibbia e ho imparato a donare e a ricevere con gioia, quindi... Grazie. È con gioia che ricevo i soldi che mi hai portato e ti dono un pezzo della mia torta. Lei è molto gentile. Non esagerare. Credo che siano gli unici che hai e non puoi permetterti di pagare la torta. Rose, mi potresti fare un favore? Le posate vanno lavate. Le lavo io, mamma. Le ragazze sono piene di curiosità e di malizie. La vita è un susseguirsi di contraddizioni. Non stupirti di questo, Clark. La vita è un'avventura che cambia di continuo. Questo è sicuro. Non avere fretta. Dai tempo al tempo. Non sai mai cosa ti aspetta dietro l'angolo. Oh, guarda chi è appena arrivato. Io e Clark ci domandavamo se sareste passate. Se avessimo saputo che era qui, saremmo venute prima. Mi ha portato quei fiori. Diciamo che sono un modo per scusarsi. Sei stato proprio gentile. Rose è in cucina. Su, coraggio, siediti. Vado a dare un'occhiata ai cavalli. No, non è necessario. Fa molto caldo oggi, avranno bisogno d'acqua. Grazie per la torta. Hai visto, l'ho fatto scappare. È un ragazzo davvero in gamba. Niente a che vedere con i contagiati dalla febbre dell'oro. È responsabile. Eh già, così sembrerebbe. Sai, c'è differenza tra prendersi una cottarella per qualcuno e provare il vero amore per un uomo. Ho fatto seccare i semi degli ortaggi. Ora devo solo procurarmi dei semi di fiori nei campi. Sì, ma fa attenzione. È la stagione dei serpenti. D'accordo. L'orto diventerà bellissimo. Grazie.
Cassie è entusiasta ed è merito tuo. Grazie. È un piacere. Pronto per la semina? Sì, devo soltanto zappare ancora un po' il terreno, aggiungere delle tame di vacca, innaffiare per 2 giorni e seminare. Ti intendi praticamente di tutto? Beh, quasi. Leggi parecchio? Un po'. Il resto me l'ha insegnato papà. Ha sempre cercato di darmi un'istruzione. Gli vuoi bene? Molto. Anche a mia madre. Con mio padre qualche problema c'è stato, ma non è mai arrivato a sfidarmi a duello. Sarebbe stato terribile. Non ti avrebbero portato qui a spalare le tame per tutto il giorno. Tuo padre ride spesso? Sì. Anche il mio. Ti manca? Sì, molto. Penso sempre a lui. Mi sembra ancora di sentirlo ridere. E mi volto con la speranza di vederlo. Che sciocca, eh? No. Non sei sciocca. I bei ricordi. È lì che ci rifugiamo. L'hai imparato da tuo padre? No, questo da mia madre. Bisogna custodire i bei ricordi e dimenticare quelli brutti. Non pensarci mai. Accidenti! Dama. Tocca a voi. Non mi pare una buona mossa. So a che stai pensando. Sul serio? Che Cassie si sta affezionando troppo. Cassie ieri ha detto a Rose che Clark le ricorda molto suo padre. Sì, l'ha detto anche a me. Presto se ne andrà. Partirà per la California a caccia di avventure. Lui non è come tutti gli altri. Che c'è? L'hai detto anche tu, se non sbaglio. Lo sapevo. Andiamo, Millie. Ora non saltare a conclusioni affrettate. Dai, si vede che ti piace. Non è vero che mi piace, mi è solo simpatico. Sai che non ho né il tempo né l'inclinazione per comportamenti di questo genere. È una brava persona. Questo renderà tutto più difficile quando partirà. Devi pensare a Cassie. Non ha più sua madre e ha perso anche suo padre. Come reagirà alla sua partenza? Hai visto Cassie? È andata a raccogliere dei fiori da mettere sulla tomba. Ah, è una cosa che la fa star bene. Aiuta molto andare a trovare i propri cari. Cassie si è molto affezionata a te. È una ragazza speciale. Presto finirai di pagare il tuo debito. Sì, lo so. Hai intenzione di partire per la California? È un sogno che ho da molto tempo. Non credo che Cassie la prenderà bene. Se è per questo, nemmeno io. E tu? Che cosa vuoi sapere? Mia madre dice che chi risponde a una domanda con un'altra domanda nasconde qualcosa. Immagino sarai affamato. Ti preparo qualcosa. Credi che Dio servirà ancora verso Clark perché non santifica le domeniche? Non credo che il Signore servirà ancora. Penso che sia un sentimento che affligge noi esseri umani. Com'è andata la funzione? Oh, molto bene. Millie aveva preparato il budino di fragole. Era buonissimo. Ha chiesto tue notizie e anche Rosa. Cassie va a cambiarti e comincia a infarinare il pollo. Vengo subito a schiacciare le patate. La tua paga. Tutto a posto?
Sì. Grazie. Per la paga. Beh, te la sei guadagnata. Vorrei darti di più. No, va bene così. È domenica. Sì, lo so. Vuoi venire a mangiare da noi? Cos'è, un invito? Com'è quella storia di chi risponde a una domanda con un'altra domanda? Sì, mi farebbe molto piacere. Va a lavarti, io intanto frigo il pollo. Stacco i cavalli. Dai, raccontaci. Io e Daniel stavamo seguendo dei profanatori di tombe lungo una strada così buia che non riuscivamo a vederci i piedi. Avevate paura? Sì, un po'. A quegli uomini era venuta sete e così hanno lasciato il cadavere per strada e sono andati al torrente per bere. E che è successo dopo? Io e Daniel abbiamo preso il corpo e l'abbiamo scaraventato nel fosso. Poi Daniel si è sdraiato in mezzo alla strada, esattamente nel punto in cui stava il cadavere. Stai scherzando? No, lo giuro. Gli uomini sono tornati e non si sono accorti che il corpo era diverso. Infatti era Daniel con le braccia incrociate sul petto. E ha detto qualcosa? Ha detto: sono leggero, ragazzi! Ero un po' scapestrato da giovane. Sì, lo immaginavo. Buongiorno, Clark. Salve, Emilia. È già passata una settimana? Esatto. Il tempo passa veloce. Un bene prezioso che sparisce per sempre. Anche a me sembra che stia volando. Forse perché ho molto da fare. Beh, il tempo vola via quando si è felici. Sì, è vero. Tra non molto smetterai di fare il contadino e te ne andrai? Non mi sono mai considerato un contadino. Suppongo andrai a Ovest a inseguire il tuo sogno. Esatto. Ci penso spesso ultimamente. È un piano che coltivo da molto. I piani possono cambiare. Ci vediamo. Aspetta, fermati, Clark. Sceriffo? Ho notizie riguardo al tuo amico, Daniel Whittaker. È morto? No, l'ha scampata stavolta. L'hanno condannato ai lavori forzati. Se l'è cavata? Può darsi. O hanno solo rimandato l'inevitabile. Spero che capisca ora. Già, sono stato contento di vederti al ballo. Ellen era molto bella. Sì, signore. Era bellissima. Non mi fa male il gomito. C'è aria di tempesta. Vacci piano con quella scala. Non vorrei ti rompessi il collo. Molto spiritosa, Cassie. Buongiorno, Clark. Buongiorno. Bella giornata, vero? Già. È splendida. Sistemi le tegole? Mi ci vorrà qualche giorno per fissarle. Lo sceriffo prevede pioggia. Credo che il suo gomito si sbagli stavolta. Non ci sperare. Lo sceriffo aveva ragione anche questa volta. Pare proprio di sì. Un paio di giorni e avrei finito di fissare le tegole. Il tetto però sembra resistere bene. Dai, muovi. Gli animali sono al riparo. Prima che cominciasse li ho chiusi nel granaio. Coraggio, muovi. Sto aspettando.
La pioggia sta aumentando. Sì, è un bel temporale. Avrei dovuto aggiustarlo appena sono arrivato qui. Dove stai andando? La scatola degli attrezzi è rimasta sul tetto. Non c'è bisogno. Sta piovendo molto forte. Beh, al massimo prenderò un raffreddore. Vado a dare un'occhiata. Clark, ti prego, resta in casa. I fulmini possono colpirti, specie se sei su un tetto. Ellen, credi che si farà male? Beh, spero proprio di no. Dai, digli di scendere, ti prego. D'accordo, ci proverò. Ma ti sarai accorta che è più testardo di un mulo. Ci arrangeremo, giusto, Ellen? Stanotte resterei qui. Come va la testa? Ti fa male? Hai le vertigini? No. Bene, allora non è grave. Cassie, prepareresti del caffè per Clark? Sei caduto, mi sono così spaventata. Credevo di averti perso. Invece avrei dovuto avere fede, il buon Dio non ti avrebbe mai portato via. Ho pregato e lui ti ha salvato. Sì, certo. Ellen, io... Ora riposa. Amore mio. Signore, ti prego, liberaci dal male. Fai che nessuna arma fabbricata contro di noi abbia mai successo. Grazie per aver protetto Clark. Clark, sei sicuro di sentirti bene? Come stanno gli animali? Ci sono tutti tranne la vacca. Il vento ha fatto spalancare la porta. Non andrà lontano. Guardo nei campi. Io vado nel bosco, si sarà messa al riparo. Vengo con te. Per un paio di giorni farà poco latte. La paura gioca brutti scherzi. No, non importa. Non cammini molto bene. Mi sento strano e indolenzito. Ho avuto molta paura quando sei caduto. Per fortuna non mi sono rotto niente. Saresti potuto morire. È stato un miracolo, puro e semplice. Lui tiene fede alle sue promesse. Sai, Ellen, ieri sera... Dopo che la tempesta si era calmata, ho detto una preghiera. Non lo facevo da anni. Clark. Credo di aver riacquistato un po' della fede che avevo. Da piccolo, mamma e papà mi portavano in chiesa. Non mi hai mai detto che andavate in chiesa? Non so perché, ma... crescendo non ci sono più andato. Ieri sera... mi hai baciato sulla fronte
E mi hai chiamato amore? Credevo che stessi dormendo. Eri sincera? Sì. Dicevo sul serio. Io ti amo, Clark. Grazie per aver rovinato tutto, Sara. Andiamo. E così non vai più in California? Ci ho riflettuto. Come dice Millie, i piani possono cambiare. E tu li hai cambiati per qualcosa di speciale? Siamo a Trinity! Piacere di vederti. Signore? Come stai, Jake? Non mi vedi? Oh mio Dio. Che c'è? Ecco, deve mettere una firma. Bene. Allora non è morto. Oh, santo cielo. Chi è? Jake Weller. Cosa vuoi fare? Andare a salutarlo e poi parlargli. Che cosa gli dirai? Non lo so. Clark, io... No, no, fai... Fai quello che devi, ok? Ciao, Jake. Ciao, Ellen. E così sei vivo? Perché non dovrei esserlo? Sinceramente non pensavo di rivederti. Beh, ti ho detto che sarei tornato. È stato più di 2 anni fa. Non ho mai avuto tue notizie. Credevo fossi morto. Sei sempre più bella. Cassie, aspetta tu, Ellen. Io me ne vado. Allora, partiamo per San Luis. Non vuoi vedere come va a finire? Non c'è niente da vedere. Ehi, Millie cucina ancora? Certo. Ok, allora andiamo, sono affamato. Così parliamo anche un po'. D'accordo. Andiamo a fare 2 chiacchiere. Ho fatto il colpo grosso. Tanto oro da comprarmi un'intera città. Ho comprato una bellissima casa a San Francisco, in cima alla collina. Sto lì a guardare il Pacifico tutto il giorno. Sono contenta per te, Jake. Sono sicuro che ti piacerebbe. Io non potrei mai vivere in una grande città. Neanch'io ci riuscivo, ma... Beh, guardami. Sì, in effetti sembri molto felice e sicuro di te. Ma come vedi, sono tornato. E come ti ho promesso da uomo ricco. Sono seduto a questo tavolo di fronte a te per chiederti di sposarmi. È una proposta, Jake. Sì. Sì, lo è, Ellen Barlow. Vuoi sposarmi? Clark.
Mi dispiace tanto. Ma anche a me. Me ne torno al mio accampamento. Sarà meglio per tutti. So bene che ora ti senti confuso e ferito. Sì, può darsi. Ma passerà. Millie un giorno mi ha detto che c'è differenza tra una cottarella e il vero amore. Ora so che cosa voleva dire. E tu mi hai parlato dei brutti ricordi che vanno dimenticati. Nella mia vita c'è posto per un solo uomo. Ed è l'uomo che voglio sposare. Quest'uomo si chiama Clark Davis. Sei sicura? Non sono mai stata così sicura di qualcosa in tutta la mia vita. Niente di quello in cui credevo ha più importanza. Ora ci sei solo tu. Ellen, vuoi sposarmi? Sì. Io vi dichiaro marito e moglie. Figliolo, puoi baciare la sposa. Viva gli sposi! Clark non arrivò mai in California, non andò mai in cerca d'oro, né vide mai la grande muraglia. Trovò quello che stava cercando alla fattoria Barlow, nelle nostre vite e nei nostri cuori. Il suo grande sogno si fermò per sempre qui. Grazie.